O Padre, che nella Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Bentrovati a questo nostro secondo appuntamento, Avvento, tempo di attesa e di speranza, spazio che abbiamo voluto per approfondire e per riflettere sempre di più su questo tempo importante nella vita della Chiesa. La scorsa volta ci siamo soffermati sul significato della parola Avvento, sulla sua durata, i paramenti che il sacerdote indossa. Abbiamo visto anche il significato e il senso della corona di Avvento. Abbiamo parlato non di fioretti, ma di opere buone. Quest'anno c'è una particolarità. L'8 dicembre, che è la solennità dell'Immacolata Concezione, coincide con la seconda domenica di Avvento. E generalmente le feste della Beata Vergine Maria non hanno la precedenza sulle domeniche, soprattutto dei tempi forti, come in questo caso l'Avvento. Ma in considerazione della grande devozione alla Vergine Maria, eccezionalmente si celebrerà il giorno 8 dicembre di quest'anno 2019 l'Immacolata Concezione di Maria, senza tralasciare però il senso celebrativo dell'Avvento. Abbiamo ascoltato in apertura l'orazione colletta che il sacerdote solitamente pronuncia all'inizio della celebrazione eucaristica. E si parla che nell'Immacolata Concezione della Vergine Dio ha preparato una degna dimora per la nascita del Figlio. Insomma, Dio viene a visitare il suo popolo. Siamo in compagnia con Don Ettore Restingi, che è il direttore dell'ufficio liturgico della Diocesi di Andria, che ci sta guidando ad approfondire sempre di più l'aspetto del tempo di Avvento. Don Ettore, grazie ancora per la sua disponibilità. Il tema della visita di Dio è caro in tutta la Sacra Scrittura, dove questa visita con cui Dio si fa prossimo all'uomo è sempre una visita d'amore. Una visita che intende donare la vita, che porta anzitutto a chiunque la pace. Ed è questo atteggiamento che devono avere anche i discepoli di Gesù nel loro incontrare gli uomini, le persone. Le vorrei chiedere questo, Don Ettore. Ma questa visita, quest'amore, questa pace, possono anche venire rifiutati, possono trovare opposizione, incredulità, rigetto, fino a diventare anche un rigetto violente come ha trovato Gesù da parte di alcuni. E allora, invece di accogliere la pace e la vita, capita che noi scegliamo la guerra e la morte. Hai detto molto bene prima, la visita esprime l'atteggiamento di Dio nei confronti dell'umanità. Da sempre Dio ha visitato l'umanità e la sua visita diventa motivo di riscatto, di ripresa. Non dimentichiamo che il nostro è il Dio del ricominciamo. Hai detto che questo deve diventare lo stile dei discepoli di Cristo. Prima di tutto è stato lo stile della Madonna, la quale, dopo aver ricevuto la bella notizia di essere il grembo della speranza, fa subito visita a sua cugina Elisabetta, icona di una umanità bisognose di cura. La visita viene rifiutata, è vero. Non dimentichiamo il pianto di Gesù su Gerusalemme perché non ha conosciuto l'ora in cui è stata visitata. Il rifiuto dice chiusura ad una novità, e per cui quella pace che è il frutto della visita di Dio diventa sempre più difficile realizzarla nel contesto umano. Dio ha preparato nell'Immacolata Concezione una degna dimora. Maria è stata una degna dimora e tanti uomini e tante donne di ogni tempo e di ogni luogo. Ma oggi noi, come cristiani del nostro tempo, prepariamo ancora questa degna dimora?
E mi ricollego a quello che dicevamo la volta scorsa, non fioretti ma opere buone, nel saper vedere e ascoltare il povero. Quando parliamo di degna dimora, purtroppo il nostro pensiero va all'aspetto moralistico, ma non è così. Degna dimora per Gesù è un cuore povero, è un cuore mite, è un cuore costruttore di pace, è un cuore misericordioso, assetato e affamato di giustizia. Questa è la degna dimora di un Dio che viene per instaurare il suo regno, e per farlo ha bisogno della collaborazione dell'umanità. Bene, senza tralasciare il senso dell'Avvento, lo ricordiamo, quest'anno la seconda domenica di Avvento coincide con la solennità dell'Immacolata Concezione, e tra le indicazioni date dalla Congregazione per il culto e i sacramenti dice proprio questo alla Chiesa italiana: non bisogna tralasciare il senso dell'Avvento. La colletta tipica della seconda domenica d'Avvento dell'anno A dice questo, parla di desiderio di conversione per poter essere in grado di attuare in ogni rapporto umano la giustizia, la mitezza e la pace. A noi, che viviamo una fede avvolta dalla fiamma smorta, una speranza miope e una carità senza fuoco, è rivolta la parola dell'Apostolo che dice: «È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la notte è avanzata, il giorno è vicino». Questo dunque è il senso dell'attesa cristiana. Preparandoci al Natale, alla festa del Natale, riconosciamo che quel bambino attende di essere pienamente Signore nel cuore di ciascuno di noi. Attende che noi riconosciamo i segni della sua presenza in mezzo a noi, perché nella manifestazione definitiva possa riconoscerci come suoi discepoli, come suoi amici. I segni della presenza? Ci sono quelli sacramentali, l'Eucaristia, i sacramenti, che sono un fiume di grazia, ma non dimentichiamo che i segni della presenza di Cristo, che come dice il secondo prefazio dell'Avvento, viene a noi in ogni uomo, in ogni tempo, i segni della presenza sono i poveri. Quello che si chiama il secondo altare. Don Ettore, però noi parliamo di poveri. Prima Avvento abbiamo parlato delle opere buone e quindi il povero. Adesso stai parlando di povero, anch'io, tanti di noi parliamo. Ma chi è il povero oggi? Possiamo ancora parlare dai nostri altari, dai nostri amboni, gli Anawim, il povero, facendo riferimento a quelle persone, quelle categorie antiche, la vedova, l'orfano, cieco. Ma chi sono oggi i poveri? Che volto hanno? Riusciamo oggi a identificare e riconoscere i poveri del nostro tempo come cristiani, come comunità ecclesiale? Beh, quando parliamo di poveri parliamo di povertà, e secondo me la povertà da combattere in questi tempi è la carestia della speranza. Quella speranza che, come dice Papa Francesco, è stata rubata a chi non ha una vita dignitosa, a chi non ha il diritto di accedere ai diritti, a chi la cui dignità viene sempre calpestata. Questa è gente che vive, come dice il Benedictus, nell'ombra della morte. Non hanno più speranza. E con noi, e l'Avvento ce lo insegna, dobbiamo sostenere nei poveri la professione della speranza. Perché sperare non è aspettare, sperare è attendere. Attendere il compimento della promessa di Dio, che è fedele a se stesso e non illude, e quindi non delude mai l'uomo che attende e che spera. Allora le chiedo, possiamo dare una concretezza al povero di oggi? L'orfano chi è oggi? Una persona che magari è senza patria, senza affetti familiari e che è stata allontanata da tutti. La vedova, che potrebbe essere oggi le tante persone che sono isolate, che sono sfiorate dalla, come diciamo, dall'ala fredda della solitudine, papà separati, anziani soli.
L'orfano e la vedova sono due situazioni di vita che rappresentano delle categorie. L'orfano è colui che non ha più radici. La vedova è colui che non ha più futuro. Ed è proprio a queste categorie di persone che dobbiamo dare speranza, per cui, come dici tu, l'orfano è colui che non ha più la patria, non ha più affetti, non ha più punti di riferimento a tutti i livelli, e la vedova è espressione della precarietà della vita, di un futuro che diventa sempre più incerto, addirittura anche negato, e qui lo sguardo va anche alla situazione dei nostri giovani, il cui futuro è precluso. La colletta della seconda domenica di Avvento dice che bisogna attuare nei rapporti umani la giustizia, la mitezza e la pace. Non so se è complicata la domanda e di conseguenza la risposta, ma come? Come? Giustizia, mitezza e pace sono più che delle opere atteggiamenti del cuore. Per cui operare la giustizia parte da un cuore che riconosce la grandezza dell'uomo in cui è impressa l'impronta di Dio. La mitezza è chi fa della non violenza il dialogo, il linguaggio delle relazioni, e la pace è una condizione di vita che parte dalla considerazione che l'altro non è un avversario da battere, ma un fratello da amare. Maria è una povera di Dio, nel senso che è povera. E oggi a noi questa figura, cara a tanti cristiani, ma anche a tanti non cristiani, cosa dice nel nostro contesto? Lei che ha dovuto accettare, accogliere un dono imprevisto, ma un dono che è diventato scandalo e pericolo per lei stessa. Nel Magnificat Maria dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. E qui più che di umiltà si deve parlare di umiliazione. Perché non dimentichiamo che la condizione verginale era un'umiliazione. E per cui a pieno titolo Maria fa parte della categoria delle Anawindiave. E qui si riscontra la grandezza di Dio, che non va alla ricerca di cuori superbi, ma di chi vive la condizione dell'umiliazione. Maria è una ragazza di periferia, Nazareth, sconosciuta. Da Nazareth può mai venire qualcosa di appunto, buono? Appunto, no? Ecco, qui più che guardare alla grandezza di Maria, va guardata la grandezza di Dio, che volge il suo sguardo verso gli umili. Che cosa può dire Maria oggi a noi? E Maria ci insegna la libertà. La libertà del cuore che ti dà la possibilità di accogliere Dio e aprirsi alle sorprese del suo amore. Io dico sempre, la Madonna, più che essere venerata, deve essere imitata. Insomma, con Maria Dio rimarca, ridice ancora che lui si schiera dalla parte di chi non conta, dei cosiddetti esuberi della società, di coloro che non contano agli occhi degli uomini, ma che sono preziosi agli occhi di Dio. Un ultimo aspetto, Maria porta dell'Avvento. Maria porta dell'Avvento, ed è bello e significativo il fatto che prima di iniziare l'Avvento inizia la novena dell'Immacolata. Spalanca le porte alla venuta di Dio e spalanca le porte anche al nostro cammino verso di Lui che viene per noi. Ma se si parla di porta, ecco, si parla di quel portale di cui abbiamo parlato nella prima domenica. Perché in Maria troviamo gli elementi che fanno questo portale: il silenzio, l'ascolto, la semplicità, l'umiltà del cuore e la speranza, perché Maria accoglie la speranza, tant'è vero che il poeta la ama definire di speranza fontana vivace. E con il grido tipico di Avvento, Maranatà, vieni Signore Gesù, concludiamo questo secondo nostro appuntamento. Grazie Don Ettore ancora. Grazie a voi. E ci rivediamo la prossima volta. Arrivederci.
O Padre, che nella Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito.